Lo spiegamento di forze è imponente, ma il nemico da affrontare è piccolo, anche se molto insidioso. Siamo a Granozzo, in provincia di Novara, nel cuore della regione più ricca di risaie. Il minuscolo e pericoloso avversario è il riso crodo, un infestante invasivo e difficile da debellare. Siccome prevenire da sempre è meglio che curare, è stata messa a punto già da alcuni anni una tecnica colturale in grado di evitare l'interramento del riso crodo, facilitandone così l'eliminazione chimica. Si chiama lavorazione minima e prevede una profondità di lavoro di 7-8 cm, richiede un solo passaggio e raggiunge gli obiettivi prefissi con un notevole risparmio di tempo, energie e denaro. Una lavorazione agricola di frontiera, riservata a mezzi agricoli moderni, polivalenti, in grado di muoversi nella massima aderenza anche su terreni ai limiti della praticabilità. La sezione di Novara dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori ha scelto la potenza dei Racing, la versatilità dei Formula e la compattezza dei Premium per esporre con una dimostrazione pratica i numerosi vantaggi della lavorazione minima. Nelle condizioni climatiche meno clementi si sono alternati in campo cantieri di lavoro grintosi ed efficaci, capaci di trainare attrezzi larghi anche 5 metri. La galleggiabilità su terreni impossibili è assicurata dal favorevole rapporto peso-potenza e dalla possibilità di montare pneumatici a larga sezione e bassa pressione di gonfiaggio, anche gemellati. Sezioni che possono superare anche il metro, pressioni minime di 0,4 bar per affrontare nelle migliori condizioni di trattività percorsi riservati in precedenza solo ai trattori con le speciali ruote in acciaio o con le tradizionali ruote gommate dotate di ramponi. I potenti e leggeri cavalli dei trattori Lamborghini hanno lavorato con la stessa efficacia accoppiati agli attrezzi più diversi. Frese, erpici, rulli e aratri hanno esaltato la grande adattabilità delle macchine di Treviglio, instancabili e produttive sotto l'incalzare del maltempo. Molto apprezzate dal pubblico, le performance dei Premium e del Racing 150, particolarmente idonei a questo tipo di lavorazione. Un alleato prezioso e invisibile ha affiancato la squadra Lamborghini in tutte le fasi della lavorazione. L'elettronica. Con l'elettronica i motori funzionano sempre a regimi ideali, alimentati da flussi di carburante regolati da una centralina. La profondità dell'attrezzo, elemento determinante nella lavorazione minima, è tenuta costantemente sotto controllo con il sistema sollevatore elettronico, radar e performance monitor, dove è possibile controllare costantemente la reale profondità di lavoro. Le trasmissioni progettate direttamente dalla Lamborghini si adattano in tempo reale alle diverse condizioni del terreno, assicurando sempre condizioni di massima aderenza. Non poteva esserci un modo migliore per collaudare l'APS, il primo cambio agricolo completamente automatico montato sui potenti Racing. Utile ed efficace si è rivelato anche Multispeed, l'intelligente combinazione di meccanica ed elettronica che consente di avere a disposizione un cambio power shift senza rinunciare nemmeno a un cavallo di potenza. Montata sui Premium, questa trasmissione ha tratto vantaggio dall'abbinamento con Directronic, il nuovissimo inversore idraulico capace di rendere ancora più fluida la marcia dei Lamborghini, dimezzando i tempi di manovre ed inversioni. Sotto gli occhi di un pubblico attento e competente, la fredda e piovosa giornata di novembre ha dimostrato ancora una volta la necessità di macchine agricole sempre più versatili, con un'elevata capacità di adattamento alle nuove tecniche e un funzionamento ideale anche in condizioni operative estreme. Per fortuna, questi mezzi esistono già e il loro simbolo è un toro rampante.